Buonasera e benvenuti al nono appuntamento del Teatro del Lunedì di Desidera. Questa sera parliamo della poesia, la poesia e noi. Qualcuno può dire cosa c'entra la poesia con noi, con la nostra vita quotidiana. Beh, col teatro c'entra tantissimo. Diciamo che sono consanguinei fin dalla nascita. Però noi vogliamo fare un passo in più questa sera, partire dal teatro ma arrivare alla vita quotidiana di tutti. Cosa voglio dire? Voglio dire che magari c'è ancora qualcuno che pensa alla poesia come a un gioco spensierato o malinconico di gente che non ha senso pratico, che non ha il problema di vivere giorno per giorno come tutti gli altri. Purtroppo magari ci hanno convinto che la vita è fatta di impegni, progetti, piani, responsabilità e che in tutto questo la poesia non ha alcuno spazio, se non per rare persone dotate di uno spirito particolarmente sensibile e soprattutto nei momenti di svago. Beh, io credo che questa sia una stupidaggine. Noi crediamo che sia una stupidaggine. Basta pensare a quando abbiamo dovuto parlare di noi a una persona amata, no? E lì abbiamo dovuto far ricorso alla poesia. O quando siamo stati di fronte a un panorama in montagna pazzesco, no? E abbiamo cercato parole per dire il contraccolpo. Oppure quando nella vita ci è capitato di fare un gesto di gratuità e ci scoppiava il cuore dopo averlo fatto e non sapevamo neanche noi il perché, no? Quel gesto lì stesso era un gesto di poesia pura. Allora, insomma, per noi guardare, per me, anzi, voglio dire, voglio parlare di me, per me la poesia è quando guardo io la vita di tutti i giorni trapassata di un desiderio insopprimibile ed infinito. Quindi la domanda non è cosa c'entra la poesia con la vita di tutti i giorni, ma come si fa a vivere la vita di tutti i giorni senza la poesia, soprattutto in questi momenti difficili. Scusatemi se mi sono allargato, ma era solo per dirvi l'attesa che ho verso la conversazione di questa sera che il nostro carissimo Luca Doninelli farà con Davide Rondoni, che colgo l'occasione di abbracciare calorosamente dal momento che è anche un caro amico, oltre che uno dei poeti più importanti del panorama italiano. Come sempre, la conversazione sarà preceduta dall'editoriale di Giacomo Poretti e seguita dalla parola da ricordare di Cristina Dell'Acqua. Buona serata a tutti, buon lunedì, la parola a Giacomo Poretti. Buonasera a tutti, eccoci qua, il nono appuntamento, mese di marzo, si comincia a sentire la primavera nell'aria. Allora, ero in imbarazzo perché non sapevo che cosa dire. Ammetto che la presenza di un poeta importante, di un amico come Davide Rondoni, mi abbia fatto tremare le gambe. Sentivo proprio che facevano anziché cri cri cri, Giacomo, Giacomo, Giacomo. Allora ho detto, non mi occuperò di poesia questa sera, una presenza così ingombrante, quasi impossibile. Invece, quando è arrivato, credo anche a voi, l'avviso di questa serata, no? E c'era scritto da qualche parte all'inizio, anticipiamo di una settimana la giornata mondiale della poesia. E allora qui mi è venuta questa idea qua. Voglio parlare di questo aspetto particolare che tutti i giorni più o meno sentiamo. Cioè, voglio farvi una domanda. Ma siamo sicuri che i giorni del calendario sono tutti uguali? Tralasciando quelli più blasonati, quali il 25, il 26 dicembre, il 15 di agosto, 6 gennaio e 1 maggio. Siamo sicuri che tutti gli altri 360 giorni del calendario siano trattati con la stessa attenzione, rispetto e dignità? Mi riferisco al mercato pardon, alle assegnazioni di ricorrenze e anniversari. Prendiamo il mese corrente. Il mese di marzo fino ad ora ci ha regalato due giornate di assoluta importanza. Il 1° di marzo si è festeggiata la giornata mondiale contro la discriminazione. Giumbia. Il 3, giornata mondiale della natura. L'8 marzo, quella della donna. Il 20, addirittura
addirittura festeggeremo niente po' di meno che la giornata mondiale della felicità. Strano, ma si festeggia anche quest'anno. E il 21, in concomitanza con il primo giorno di primavera, festeggeremo le giornate mondiali delle foreste, della sindrome di Down e appunto della poesia. Per l'anno in corso l'ONU ha dichiarato 119 giornate mondiali di mobilitazione su temi universalmente considerevoli. Troverete l'elenco consultando svariati siti internet. Ad alcune di queste giornate mi sarebbe proprio piaciuto partecipare. Pensate, il 16 di settembre mi sono perso la giornata mondiale per la preservazione della cappa di ozono. Sì. E il 21 febbraio la giornata mondiale della lingua madre, o addirittura il 9 di luglio, mentre io sguazzavo nel mare della Liguria, vigeva la giornata mondiale per la distruzione delle armi di piccolo taglio, per non parlare del 26 aprile, giorno del mio compleanno, appuntatevelo. Io mi abbuffavo di meringhe e nel mondo si celebrava la giornata mondiale per la proprietà intellettuale. Mi sono preso un impegno con me stesso, cascasse il mondo, ma il prossimo 7 di dicembre, giornata mondiale dell'aviazione civile, andrò in pellegrinaggio all'aeroporto di Orio al Serio. Promesso. Bisogna ammettere che questa vecchia istituzione, l'ONU, avrà perso un pochino di autorevolezza nel dirimere i conflitti a livello mondiale, ma la sua attenzione ai problemi dell'umanità è rimasta inalterata. Certo, molto e ancora da fare, innumerevoli sono le categorie, i gruppi sociali, cose, oggetti che sono continuamente vilipesi, che subiscono soprusi o peggio ancora che rischiano l'estinzione. È per questo che vorrei suggerire qualche tema. Giornata mondiale dei dialetti, giornata mondiale contro l'alopecia, perché no? Giornata mondiale a difesa delle mezze stagioni, giornata mondiale a sostegno del pisolino postprandiale. Giornata mondiale della carpa d'acqua dolce, giornata mondiale del gorgonzola e dei formaggi di fossa, giornata mondiale del capostazione, degli idraulici, degli imbianchini e delle commesse di profumeria, giornata mondiale delle colf e badanti in nero, giornata mondiale dell'happy hour, giornata mondiale dello shopping, del cabinato, del cabriolet, del prêt-à-porter, giornata del cashmere e filati preziosi. Giornata mondiale dell'amante e della scappatella coniugale, giornata mondiale del fuoristrada, ah, giornata mondiale del reality e delle fiction televisive, giornata mondiale del bridge e della scopadassi, giornata mondiale delle intolleranze alimentari e delle riniti allergiche, giornata mondiale degli insaccati, degli animali d'appartamento, dell'architetto e dell'inutile designer. Giornata mondiale del vino bianco fermo, giornata mondiale dei pedalò, giornata mondiale della virgola e della punteggiatura, giornata mondiale del parcheggio a pagamento, della scollatura della minigonna, giornata mondiale degli abitanti di Pizzighettone, giornata mondiale del lardo di Colonnata. Che siano troppe? Ma. E gli altri giorni in cui non è stato decretato nessuna giornata speciale? Il 16 aprile, per esempio, perché non succede nulla di rilevante? Cos'ha in meno del 9 di ottobre, giornata mondiale della posta? Verrebbe malignamente da domandarsi, cartacea o via web? Perché l'11 di agosto deve scivolare via anonimo tra un pigro bagno al mare e un pisolino sotto l'ombrellone ed invece nello stesso mese, il 12, si festeggia la giornata contro la schiavitù? Forse sarebbe il caso di avvisare l'ONU che per eliminare queste odiose discriminazioni del calendario sarebbe opportuno istituire la giornata mondiale delle giornate inutili, magari da celebrarsi il 29 febbraio. Parola a te, Luca, e al grande Davide Rondoni. Ciao a tutti. Eccoci, no, ci sei ancora tu. Davide? Ecco Oh, ciao carissimo, eccoci. Allora, intanto grazie, grazie di aver accettato
pensato di fare questo incontro nella prima programmazione dovevano essere 8 e tu dovevi, questo incontro con te doveva chiudere tutte 8. E ci sono, diciamo, io approfitto, visto che abbiamo un bel pubblico attento, per farti delle domande che possono sembrare banali, ma che poi magari non si fanno. Io volevo partire proprio da te, dalla tua storia, no? Quando è che a un certo punto tu hai, diciamo, incontrato la poesia e capito che quella lì è una poesia e non è qualcos'altro? Prima domanda, è agganciata a questo: quando è che tu ti sei accorto, hai cominciato a accorgerti, cosa è successo quando hai cominciato a accorgerti, dici, ma ho fatto una poesia? Perché è una domanda che mi sono sempre posto anch'io per quello che riguarda, o che mi hanno fatto. Sì, guarda, è una domanda a cui da una parte è difficile rispondere, perché alla seconda parte della tua domanda, per quello che riguarda quello che si scrive, non si sa mai bene di preciso. Io poi per fortuna mi dimentico quello che scrivo, quindi il problema non ce l'ho più di tanto di giudicare se quella è una poesia o meno. Ricordo però che a 8 anni avevo gli orecchioni, ero a casa malato di orecchioni, e pur vivendo in una casa dove non c'erano antecedenti letterari, gli unici antecedenti letterari della mia famiglia sono un mio nonno che si chiamava Enea, e un mio zio si chiamava Dante, però faceva il salumiere. Ma forse una trisnonna, una trisavola, pare che abbia scritto qualche poesia, ma era più famosa perché aveva tagliato la testa a uno per legittima difesa nei campi. Quindi non avevo, i miei genitori non avevano nulla a che fare con la letteratura. Però non so perché quel giorno, invece di giocare con i Lego, con i soldatini, eccetera, ho scritto una poesiola, che mi ricordo ancora, almeno nel suo inizio, che diceva: ecco, arriva l'inverno, i bambini accendono il termo. Dove si vedeva già questo gioco, no, tra inverno, questa finta rima tra inverno e termine. Quindi non lo so. Non so cosa sia successo per cui un ragazzino comincia a scribacchiare invece che come mio fratello e mia sorella, che non ha mai scritto una poesia e abbiamo avuto gli stessi genitori, gli stessi nutrimenti, perché io sì e loro no. Non c'è una spiegazione logica a questo. Di certo, quando questo vizio di scrivere, diciamo così, è andato avanti nel tempo, intorno ai 17 anni, 18 anni, ho voluto decidere se questa cosa era una roba che rimaneva così, come una sorta di gioco, o comunque di momento puramente espressivo del mio diario, diciamo così, oppure provasse a diventare una cosa che si chiama arte, cioè che si chiama una cosa per cui vai a bottega, ti confronti e cerchi di diventare più bravo. No? E la decisione più o meno è venuta a quel momento lì, 16-17 anni, quando la voce di alcuni poeti letti, non a scuola, ma fuori dalla scuola, mi ricordo benissimo una via di Rimini assolata in cui cominciai a leggere questo libro di Mario Luzi, di cui non capii quasi niente, mi arrivò a questa sua voce che poi mi ha accompagnato, mi accompagna ancora come andamento del mondo, nella sua voce, mi colpì. E allora a quell'età cominciai a prendere sul serio le cose e mandai le mie poesie ad alcune persone che ritenevo poeti validi e che nel mio caso hanno detto: c'era Giorgio Caproni, Mario Luzi, quelli che erano i grandi poeti di allora, che poi ho conosciuto, che ho frequentato, Montestori anche, e tanti altri, Bigongiari, Piero Bigongiari. E, ecco, questo è stato il passaggio. Devo dire, un passaggio è quello, cioè nel momento in cui ti accorgi a 16-18 anni che un talento, una maledizione, una roba così, ce l'hai addosso e devi decidere un po' cosa farne, no? Se fare sul serio oppure no, ecco, diciamo. Tu adesso hai detto una frase che mi ha molto colpito, hai parlato di un andamento del mondo. Credo che la parola andamento sia una parola molto importante nella tua opera, almeno in quella che conosco io, a partire proprio dalla Frontiera delle Ginestre, che credo sia stato il tuo primo libretto, poi il Bar del Tempo che raccoglie tutta una stagione straordinaria, ma anche per esempio quei poemetti che hai scritto. Io ricordo per esempio con grande piacere Non sei morto amore, no? E molti altri. Ecco, fino
fino a quel libro, secondo me bellissimo, che hai fatto sulla danza, sul rapporto poesia e danza, no? Quindi la parola andamento è qualcosa di più, mi sembra, che una definizione di che cos'è la poesia, cosa non è poesia, o sbaglio, è un... c'è qualcosa che ha più a che fare forse con la musica. Beh, la poesia è l'arte della parola, è un'arte della parola, diciamo. Se vogliamo dare una definizione fredda, diciamo così, di questa cosa, no? Nel senso che, certo, l'aggettivo poetico, come sapete, viene usato per tutto, anche per il gol di Soriano l'altro giorno del Bologna, è poetico per noi tifosi del Bologna, però non tutto ciò che suscita sentimenti è poesia, no? La poesia è l'arte della parola, cioè l'arte di quella roba che l'uomo ha avuto in dotazione dal buon Dio della natura per entrare in rapporto con la realtà, perché il mondo ci esiste grazie alle parole, no? Cioè, diciamo così, tutto il casino che abbiamo intorno, il caos che abbiamo intorno, diventa la nostra vita grazie alle parole. L'arte della parola diventa l'arte di un rapporto con il mondo, in qualche modo, no? Questo. E in questo c'entra l'andamento, per due motivi, a mio avviso, che poi su cui ho sempre lavorato. Primo, il fatto che, sai, anche Manzoni, quando fa la descrizione all'inizio dei Promessi Sposi del panorama del lago, no? Che diventa fiume, poi diventa lago, a un certo punto usa un'espressione che mi ha sempre colpito, che è l'andirivieni dei monti, delle montagne. Sì. No? E dice, ma scusa, tu stai descrivendo anche in maniera molto precisa dei luoghi e mi dici che le montagne andirivengono, le montagne stanno ferme, non è che andirivengono. Ma in questa azione che Manzoni vede del mondo, c'è la domanda che l'uomo ha di fronte alla realtà, cioè dove vai? Dove va il mondo? Va la realtà? Cosa fa? No? I bambini non ti chiedono mai che cos'è, ma che cosa fa? Oppure ti chiedono prima cos'è, poi subito dopo cosa fa? Cosa fa quello? Si fanno anche i poeti, però. Esatto. Che domanda che fa il leopardi, cosa fa l'aria nel canto notturno? Ecco, questa roba dell'andamento, a mio avviso, del ritmo, che poi arriva fino alle connessioni che ho visto, che ho messo a fuoco in quel libro sulla poesia e la danza, è una delle questioni fondamentali, perché il poeta lavora sul ritmo, lavora appunto sui legami mosaici, come diceva Dante, tra le parole, per cui appunto una poesia non è un discorso, non è un pensiero, ma è una parola ritmata, è una parola che ha a che fare con il ritmo, con l'andamento, appunto. E questo, nei grandi poeti, diventa la lettura dell'andamento del mondo, un eco dell'andamento del mondo. Dante, questo è insomma, un ritmo che più o meno tutti abbiamo in mente, Dante in questo suo momento, in questo andamento concatenato e meraviglioso che tiene dentro la dolcezza e la rigidezza, il ripido e l'infinito, il soave e il tremendo, e in questo andamento Dante vede, mette in scena l'andamento del mondo. Non è per una scelta stilistica, ecco. Sì, sì, devo dire che appunto, diciamo, l'ultima cosa dantesca che ho letto e riletto in questo periodo passato è di un autore pazzo, un gigante, no? Che in qualche modo, che è il libretto di Mandelstam su Dante, no? Che ce ne fossero dei pazzi così. Sì, ma sai che pazzo per me è un complimento. Che diciamo rifiuta quasi programmaticamente ogni diciamo ogni tentativo di mettere a posto la questione di Dante e si immerge in questo andamento fino a dirci quasi di che materiali sono fatte i suoi versi. Un alveare, diciamo. Un alveare. No? Quando dice sotto le stelle di un emisfero sconosciuto, no? La poesia di Dante si stende sotto le stelle. No? Ecco, e quindi voglio dire, se tu devi, perché da quello che capisco è questo, se è un andamento... È una bella fatica, oltre a dire che la poesia è l'arte della parola, è una bella fatica volerla definire. Il problema è che la si riconosce quando succede, quando... Sì, cioè, la puoi definire come puoi definire una persona, una cosa fatta con un genere, due braccia, due gambe, eccetera, no? Però poi dopo devi vederla, no? E la poesia accade come
accade come frutto di una grande fatica di composizione, estro, se vogliamo usare questa parola, o talento, ed è un'arte di composizione. Cui tu riconosci l'evento e poi cominci ad avere rapporto con questo oggetto. Prima Levi diceva una cosa giusta, dice in fondo l'esperienza della poesia è il modo con cui noi proviamo a parlare della realtà quando ci interroga di più, quando ci colpisce di più, quando ci accarezza o ci ferisce di più, no? Per dire il modo con cui io provo a spiegare questa dinamica, che è la facoltà poetica che tutti abbiamo, non solo i poeti, è che appunto ci sono molti momenti della vita, in genere i più importanti, o meglio forse più dove un segreto si vuole rivelare, sono momenti in cui le parole solite non bastano, in cui non ci possiamo appoggiare agli slogan, alle chiacchiere o al linguaggio frusto che ci abita la bocca quasi tutto il tempo. Quando dobbiamo in qualche modo accostarci a qualcosa di importante, dobbiamo rapportarci con le parole a qualcosa di importante, accade che le parole solite non bastano. L'esempio banale, forse però non del tutto banale, che io faccio spesso, è quando per esempio ti innamori, non dici più Rossi Laura quanto ti amo, ma cominci a soprannominarla, cominci a chiamarla Cipollina mia, Pulcino mio, Snoopy. Ecco, questo soprannominare il mondo è per vedere cosa succede in quella presenza. Quindi è una conoscenza che soprannomina. È una conoscenza che soprannomina. Allora, una seconda parte, poi voglio tornare alla prima, perché la mia esperienza anche come lettore di poesia e di romanze è anche il fatto che, io sono sorpreso dalla sorpresa di un altro, cioè quando leggo Leopardi, no? Quando leggo anche quei suoi versi che poi sembrano semplici ma non lo sono, no? Io per esempio sto discutendo da molto tempo su Ove per poco il cor non si spaura, perché secondo me è tutt'altro che semplice capire cosa dice, no? Per me l'esperienza più bella è vederla succedere, la poesia, no? Cioè come appunto nell'innamoramento, no? Così nella poesia, ma anche in un grande scrittore, no? Di solito un primo sintomo è che, come uno che dice, insomma, a me piacciono le bionde, poi si innamora pazzamente di una mora. No? Cioè è sempre, come dire, qualcosa che accade, in qualche modo sopravanza tutto un sistema di attese che la prepara, ma nello stesso tempo poi ne viene superata, mi pare, no? Sai, tu hai fatto l'esempio dell'infinito, io ho dedicato un libro intero all'infinito e ha fatto molto discutere, eccetera, perché ho dato un'interpretazione diversa di quella poesia rispetto a quelle che si sentono di solito, insomma, quelle che la critica ha accreditato di più. E questo non tanto perché io sono molto intelligente, ma perché una poesia appunto riaccade sempre come una persona. Io infatti dico spesso che le poesie non si capiscono, così come non si capiscono le persone. Semmai si comprendono, cioè si prendono con te e per tutta la vita ti stupiscono, ti affascinano, ti appunto superano le attese che hai, rompono le attese a volte in maniera anche drammatica, in maniera violenta, dolorosa a volte. Perché la poesia, se non arte, è ciò che è il più proprio dell'uomo, no? Non a caso in questo momento, in questa epoca molto cupa e molto menzognera, sentiamo ogni due per tre l'annuncio che hanno fatto il computer che fa arte, perché è chiaro che questi signori che vogliono essere padroni della vita, finché non comunicano di aver fatto un computer che fa arte, sanno che non hanno rifatto l'uomo, perché l'uomo è l'unico essere nella natura che fa arte. Perché l'arte è il punto più estremo del rapporto di relazione con il mondo, no? Ed è chiaro che la sfida sarà sempre sull'arte, sarà sempre su cos'è l'arte, cos'è la poesia, cos'è la pittura e qual è il soggetto che la fa, no? Per questo io ho sempre detto che le vere grandi battaglie culturali si svolgono in campo estetico, non in campo economico e politico, o meglio, le battaglie avvengono in campo estetico, poi semmai in altro. E questo è oggi evidentissimo, no? E perché appunto l'arte è la cosa più umana. I carciofi non fanno arte, i delfini non fanno arte, sono meravigliosi ma non fanno arte. I Pirenei sono meravigliosi ma non fanno arte. L'arte la fanno solo gli uomini. E questo è il proprio dell'umano. E questo, tant'è vero che c'è sempre stato ovunque, cioè in qualsiasi livello
di altezza e di latitudine della storia umana, trovi l'arte, trovi la poesia, la pittura, la musica, eccetera. Perché? Perché l'uomo è questo. Ora, tu accennavi giustamente questo fatto che l'arte, di fronte a un'opera d'arte, poesia o quadro che sia, l'attesa è come chiamata ad aprirsi, come quando sei in rapporto con una persona. Se una persona pensi già di averla capito dopo 5 minuti, sei un cretino violento, no? Sì, sì, come anche nel dolore, cioè che è quello che ti spalanca proprio al fatto, no, che, non, come dire, quello che ti aspetti dalla realtà non è la realtà, no? E poi ciò che conta avviene. Io mi ricordo un ragazzo, mio allievo di scuola, che 2 giorni prima di morire di tumore alle ossa scrisse questa frase: quello che conta accade. E secondo me questo, almeno io leggendo tante tue poesie e anche di altri grandi poeti, io questo lo verifico continuamente. È una delle cose, guarda, quello che conta accade, no? È una di quelle frasi che mi ha segnato. Ma ascolta, l'ultima cosa, l'ultima mia curiosità è che questa, però questo diventa un fatto totalizzante nella vita di un uomo. Nel senso che, cioè, ci sono tante biografie di poeti, soprattutto diciamo dal Novecento avanti, prima o poi magari le raccontano meno bene, lo so, che sono, per esempio, quando noi leggiamo la biografia di Sandro Penna, che secondo me ha scritto le poesie meravigliose, restiamo un po' quasi scandalizzati dalla sua storia. Cioè, qualcosa come che ti chiede la vita. Sì. Io credo che la biografia dei poeti sia, come la biografia di tutti gli uomini, un'intersezione di miseria e nobiltà, per citare, sì, di Filippo. Cioè, non c'è un modo, non c'è un modo. Quello che credo vero in quello che tu dicevi è che la poesia è un'arte che ti, è un po' una maledizione, un po' ti condiziona tutto. Poi la puoi vivere in tanti modi, no? Ci sono ottimi poeti che fanno gli avvocati, ottimi poeti che fanno i professori, ottimi poeti che fanno i botanici, no? E sono ottimi poeti invece che ci rimangono sotto, se non riescono a fare altro. Io nella mia vita ho preso una decisione un po' azzardata, che sto pagando, diciamo così, che è quello di non avere nessun mestiere fisso, di non avere padroni, di essere legato a quello che scrivo e libero di scrivere quello che voglio. Questo porta ovviamente alle complicazioni, però ho scelto questo. E questo non è che questo rende meglio o peggio la mia poesia, questa è una scelta che ho fatto secondo la mia vita. Però, appunto, nessun poeta degno di questo nome, nemmeno Sandro Penna che tu citavi prima, scriveva per esibire la propria esistenza. Scrive per esibire la propria esistenza. Scrive per mettere a fuoco qualcosa che nella sua esistenza appare o accade. Quindi la biografia è, certo, è materia della poesia, ma è materia sempre perforata da qualche cosa che la supera o comunque la trascina, la porta altrove, no? Adesso io recentemente ho scritto per un editore l'introduzione ai Canti Orfici di Campana, per una delle biografie forse anche tremende della nostra letteratura del Novecento, ma la cosa peggiore è continuare a leggere Campana solo secondo la sua biografia. No, questo qui è una sciocchezza. E questo, mentre invece normalmente succede che per fare fuori lo scandalo che la poesia porta, l'arte che la poesia porta, la si riduce a eco di una biografia, per cui si studiano le biografie degli autori. Lo stesso Leopardi, sappiamo benissimo, mi diceva: lasciatemi stare, non fate i fatti miei. Questo si parla lì, ce lo dico anch'io, cioè a me non fa niente che la gente sappia con chi ero a cena quella sera quando ho scritto quella poesia o dove ero quel giorno sul treno, sono fatti miei. Se volevo raccontare i fatti miei, andavo alla De Filippi. Facevo come tanti che esibivano la propria vita. Il poeta non lo fa mai. O quando lo fa per quest'altro motivo. Certo. No, no, ma infatti non intendevo certo parlare di quello. È, come dire, il fatto che si incontrano uomini in qualche modo segnati. Ah, certo, sicuramente, mi diceva il comune amico Pardini, i poeti sono come i pugili suonati, cioè Sono come i pugili suonati. suonare delle parole. Allora, una cosa che ha suscitato molta discussione nello scorso incontro, che io ti avevo citato chiedendo a Susanna Tamaro,
Donna Tamaro, che è una persona poco avvezza ai discorsi, no? E questo mi è simpatica, no? Infatti è stata una conversazione difficile perché dovevo rincorrerla, perché rispondeva con una frasetta, no? Però gli ho citato il tuo famoso libello, pamphlet contro l'insegnamento dell'arte, della letteratura nelle scuole, e lei ha detto: io sono d'accordo. Lì a un certo punto coro di proteste. Allora le mie domande sono molto banali. C'è un sacco di gente innanzitutto che perderebbe il lavoro se abolissimo la letteratura delle scuole, no? E secondo, tu sei allievo di Ezio Raimondi, perché non abbiamo parlato ancora di lui, quindi diciamo in qualche modo una scuola ci sei stato. Allora vorrei capire che cosa possiamo salvare, cosa possiamo togliere, oppure cosa si può fare, visto che poi la maggior parte dei ragazzi, diciamo, il Dostoevskij, il Kafka, il Pavese o quant'altro di turno lo incontrano comunque a scuola. Cioè, fino a non hanno... È raro, forse è successo a me e a te, ecco. No, no, ma intanto invito a leggere il libro, che così si capiscono meglio certe cose, perché è un argomento che ovviamente non si può fare fuori in quattro battute. Io ci ho dedicato 250 pagine, perché bisogna ragionarci un po' su queste cose. E il ragionamento mi ha portato a questo, non tanto all'abolizione della letteratura a scuola, questo non avrebbe senso. Il problema è come viene proposta la letteratura a scuola. Il problema non è abolizione o mantenimento. Il problema è un problema di metodo. E io faccio una serie di ragionamenti supportati da dati, da elementi che poi nel libro chi vuole si può trovare, dove ritengo fondamentale che la letteratura venga proposta, sicuramente, e poi venga lasciata facoltativa. Cioè, lo scopo della mia proposta, che non è una provocazione, è un diverso modo di pensare un metodo di insegnamento. Perché in genere succede che ti danno sempre il provocatore quando non vogliono fare i conti con i tuoi dati. Ah, sei un provocatore? No, non sono un provocatore, sono uno che ha pensato un altro metodo di insegnamento nella scuola, dato che quello che c'è oggi non funziona. Perché è vero, come tu dicevi prima, che la maggior parte dei ragazzi, se incontra un autore, lo incontrano a scuola. Ma è altrettanto vero che il 97% dei ragazzi dopo la scuola non legge più niente. Quindi se io ho un ristorante che fa le tagliatelle e dopo aver dato le mie tagliatelle nessuno ne mangia più, qualche domanda devo farmi, perché altrimenti vuol dire che ho fallito nel compito che è educare a qualcosa. Ora, detto questa premessa, la mia proposta non è di abolire l'insegnamento della letteratura, ma è che a un certo punto, non alle scuole medie inferiori, ma a un certo punto alle superiori, quando un ragazzino comincia a essere più autonomo in vario modo, gli sia proposta, poi gli sia chiesto: vuoi continuare? E su questa domanda, vuoi continuare, che il nostro sistema va in crisi? Perché io sono sicuro, perché lo vedo, che se un ragazzino viene proposto in maniera adeguata la lettura di Leopardi o di Manzoni, eccetera, vuole continuare. Nella maggioranza dei casi, vuole continuare. E allora si innesca un metodo che è quello che occorre per fare l'esperienza estetica, che è diversa dall'esperienza scientifica o dell'acquisizione di notizie storiche, che è il metodo che comprende la persuasione e il convincimento. Questo cos'è che mette in crisi? Mette in crisi il fatto che invece abbiamo deciso che qualsiasi funzionario statale può trasmettere la letteratura. Non è vero. Quindi il mio è un grande atto di amore agli insegnanti, dicendo: siete sicuri che volete insegnare letteratura? Bene, accettate questa sfida di proporla per 6 mesi ai vostri ragazzi, voi o un altro professionista, visto che oggi si fanno chiamare così, anche se non è vero, o un altro professionista che il preside sceglie, e quando questa persona avrà parlato per 2, 3 mesi, 5 mesi, obbligatoriamente, ai ragazzi della scuola, quando poi dirà: volete continuare? Vediamo cosa succede. Perché io sono sicuro che Leopardi sia molto interessante per i ragazzi, e Manzoni lo sia, e Tasso lo sia, e Foscolo lo sia. Io parto da questa scommessa, che è molto più interessante Leopardi da De Filippi. Se i ragazzi non vogliono seguire più Leopardi, è perché non vogliono più seguire quegli insegnanti incapaci e noiosi che ne parlano. Non è che non vogliono più seguire Leopardi. Questa è la mia scommessa, ed è una proposta di metodo diverso. Non è un'abolizione, è un cambio di metodo.
Questo mette in crisi un paio di cose fondamentali che il nostro sistema scolastico non vuole rinunciare, che sono l'idea dell'insegnante come funzionario pubblico e il fatto che ci debba essere per tutti lo stesso programma, come se la cultura fosse l'enciclopedia invece che la crescita del senso critico. Invece io penso che la cultura non sia enciclopedia, per cui devi fare il programma da Jacopo da Valentini a Montale, come se Montale fosse un contemporaneo di 100 anni fa, ma è un altro modo di gustare, cominciare a avere il senso critico sull'arte e poi questo possa procedere. Questa è la mia idea molto in sintesi, però insomma, rimando alla lettura del libro. Quindi la sfida, a parte che appunto rimandiamo alla lettura del libro, ma la sfida quindi è all'insegnante di smettere di essere un funzionario pubblico. La scommessa è quella, cioè io sono sicuro che la maggior parte degli insegnanti che sono a scuola, non sono sicuro che si ascolta, sono lì perché amano la letteratura. E sono sicuro che se li lasciassero più liberi di trasmettere questo amore per la letteratura, questa passione, questo desiderio della letteratura come conoscenza, non come decorazione del mondo, ai loro ragazzi, magari farebbero faville. È che, come sanno tutti gli insegnanti, c'è il programma, c'è l'esame di maturità, c'è una serie di questioni che rendono obbligatorio un certo metodo. Io dico cambiamo metodo, non dico aboliamo, dico cambiamo metodo, perché questo non funziona. Funzionasse, ok, ma non sta funzionando. E in Italia mi sembra abbastanza grave che non funzioni. Questo vale per la letteratura, per l'arte e anche per altre cose. Vuol dire, in Italia non si insegna la musica, la storia dell'arte non la si insegna quasi. Siccome queste non sono cose che cadono per caso, no. Bisogna farsi qualche domanda. Perché è chiaro che se un ragazzo lo diseduchi al gusto, ne possiedi i pensieri. Sì. Però vedo che c'è molta difficoltà perché c'è molta paura, perché è chiaro che uscire da un metodo apparentemente consolidato, anche se non funziona, è scomodo. Ecco, ma io diciamo ho apprezzato quando l'ho letto questo tuo testo. Devo dire anche, tu hai un suggerimento da dare per i poveri insegnanti che comunque dovranno fare, e oltretutto dovranno fare quest'anno, nelle condizioni in cui siamo, l'esame di maturità col programma. Tu cosa gli diresti di fare a un certo punto per cercare... Di lavorare come vogliono, di far leggere poche cose in maniera interessante con i ragazzi, ma i testi che loro stessi amano. Poi, prima dell'esame di maturità, fare come fanno tutti i professionisti del mondo, chiamare il loro collega, se c'è un membro esterno della commissione, ammesso che ci sia, adesso poi cambiano sempre, in caso di membro esterno della commissione, o presidente, lo si chiama, lo si invita a cena, o al bar, o dove si può andare, si dice, guarda, io con i miei ragazzi ho lavorato così, quindi verificali secondo questo metodo. Bisogna avere il coraggio di fare questo. E bisogna che questo qui possa succedere. È chiaro che se il commissario viene mandato lì con il compito invece diverso, questo rende più difficile tutto, però io sono convinto, e oggi tra l'altro sappiamo bene che i programmi ministeriali sono anche delle indicazioni abbastanza vasche, che se un insegnante prende il coraggio di dire il mio metodo è stato questo e voglio che tu verifichi i miei ragazzi su questo metodo, può darsi che funzioni meglio. Chiedono molti a gran voce il testo che è contro la letteratura. Pubblicato da Bompiani in questo momento. Pubblicato da Bompiani, titolo contro. Non so se si trova ancora. Gli editori non è che amano molto parlare di queste cose. Comunque, insomma, c'è. Semmai bisognerà chiederne la ristampa. Comunque si trova. Ascoltami, un'altra questione sulla quale tu hai lavorato molto è il teatro, no? Dicevamo prima, già la parola poeta nasce dal teatro, no? Tra l'altro è interessante perché di norma, mediamente, la percezione del poeta è quella di uno, insomma, che se ne sta un po' sulle nuvole, no? Io non so se è un'eredità... Una malintesa eredità tardoromantica, no? Però di fatto si sente così. In realtà anche Platone aveva dato una mano, diciamo. Sì, però nello stesso tempo il poeta era quello che lavorava, era quello che faceva, perché il poeta è uno che fa, no? Per tornare alla famosa domanda che fa l'aria infinita, fa questo, no?
è uno che fa, tant'è vero che io penso che il poeta fosse uno dei pochi nell'Atene di allora che lavorava, perché generalmente gli uomini liberi non lavoravano, stavano a chiacchierare tutto il giorno. I poeti erano quelli che non solo dovevano scrivere il testo, ma dovevano trovare gli attori, trovare i soldi per metterlo in scena, fare la regia, quindi erano tra i pochi che correvano sempre, che lavoravano. Adesso scherziamo, però era un po' così, no? Tu hai lavorato molto sul teatro, hai scritto diversi testi teatrali e il teatro è sempre stato un centro abbastanza importante del tuo interesse. Vorrei sapere tu come hai lavorato su questo rapporto. In maniera abbastanza selvatica, seguendo gli incontri che ho avuto con alcuni poeti, citavo prima Mario Muzio e Testori, che sono stati anche uomini di teatro, quindi un po' l'impronta viene da quello e da tante altre occasioni nate anche casualmente. Per me mi hanno chiesto di fare una regia addirittura per un testo, una specie di monologo su Rimbaud, che ho tradotto La stagione dell'inferno, una cosa che si chiamerà Maledetto tu come noi, interrogatorio di Arthur Rimbaud. Quindi mi è piaciuto portare sulla scena in qualche modo dei monologhi che ho affidato agli attori, attrici, amiche in alcune occasioni. Non ho mai lavorato, diciamo così, nel teatro più istituzionale, cioè il teatro della stagione, queste cose qua, no? Queste sono cose tecniche. Sì, certo. Però, ecco, però credo che la questione di fondo sia non tanto il rapporto tra la poesia e il teatro, su cui tu hai già detto cose sufficienti, quanto un'altra questione. Il poeta si interroga sulla scena del mondo, è la scena il problema, è la visione del mondo come scena. Questo rende la poesia e il teatro collegati, perché il problema è la visione, il problema è la visione, e la visione non è avere le traveggole. La visione è quella cosa che accade quando, vedendo una scena, la parola scena appartiene a San Paolo, come a Dante, come a Shakespeare, no? Quindi indifferentemente alla poesia, al teatro o alla profezia. Quando tu guardi il mondo come scena, puoi accedere alla visione. Altrimenti no. Se tu ti senti, adesso sto registrando qui a Roma delle trasmissioni televisive con mio amico radiofoniche, con mio amico Riondino, Giullare, uomo teatrale, che si chiama I tipi danteschi. Interroghiamo tra noi e con altri amici su cos'è un tipo dantesco. E un tipo dantesco è esattamente uno che ha in qualche modo implicito nella concezione che ha del tempo, dello spazio, della vita, il fatto di trovarsi in una scena. Se noi leggiamo la Divina Commedia, vediamo che si muove tutto insieme al puntino Dante che sta facendo il suo itinerario, no? Perché quando noi guardiamo il teatro o anche il cinema, o insomma una scena che ci si presenta, siamo tesi anche inconsapevolmente a dire: ma perché quello entra da sinistra? Perché cade quella luce dall'alto? Perché, cioè, vediamo tutto con, come diceva un grande critico, in cui i particolari contano, non i dettagli, non la proliferazione dei dettagli. Cioè, ogni particolare ci interroga. Questo fa accedere alla visione, che a volte avviene all'ultimo momento, come in certi spettacoli. Anche uno scrittore che si rispetti sa questa cosa. No, infatti, io ti parlo. Se tu introduci una pettinatura, vuol Cioè, dire. è un particolare che conta, no? Poi, ecco, questa cosa, però, ecco, io credo che oggi ci sia molto questa, perché credo che il teatro oggi è in difficoltà, non è in difficoltà tanti per motivi economici, quella è una conseguenza, ma è che noi siamo disabituati a vivere il mondo come scena. Viviamo come dentro un flipper. O dentro solo un navigatore, un tom-tom, come si chiama, cioè, qui tu sei un puntino che va tra una via e l'altra, ma quello che succede intorno, delle costellazioni in cielo, non te ne fotti un cazzo. Per cui non c'è più il senso della scena. Non essendoci il senso della scena, non c'è nemmeno la visione. Ora, credo che il problema del poeta, dell'uomo di teatro, della scrittura, è sempre il problema della visione. Dove previsione si intende questa tensione a guardare il mondo come scena e gli esiti che questo può avere. Per cui appunto puoi avere da Baudelaire che trova le corrispondenze, a Dante che vede che si muove l'aquila nel cielo mentre si muove, a Eliot, cioè questo. Ora, a me interessa il teatro per questo, perché i luoghi in cui questo elemento della scena e della visione accade in maniera esemplare, in maniera paradigmatica, dove la voce, il corpo, tutto conta, e questo è il motivo del mio rapporto col teatro. Sì, è anche invalso poi da un certo momento in avanti un'idea gestionale della visione. Cioè, tant'è vero che
a un certo punto il regista è diventato come il titolare della visione o di una visione, e si è un pochino umiliata, secondo me, la funzione anche del drammaturgo, che è diventato come una specie di tecnico, di professionista, no? Quindi dentro, adesso non voglio dire di funzionario, no? Che è la parola che a me verrebbe, no? Ma in ogni caso, per esempio, uno dei miei tormentoni è che bisogna riportare gli scrittori a teatro, bisogna fargli provare, quantomeno, i poeti a fare teatro, no? Perché, come dire, diciamo, non è che la parola visione è scomparsa, è che è diventato quasi un problema gestionale, un problema di controllo, no? Questo non vale solo per la visione teatrale, vale anche per un sacco di altre cose. No? Vero. La visione non la controlli, accade, succede. Accade. A volte è all'ultimo momento, non lo sai. Accade, ma ci sono appunto... è una bella questione questa qui. L'ultima cosa che volevo chiederti è quale... Come dire, se tu dovessi dire le prime... poesie da leggere per uno, cioè... più che le prime, io ho fatto un libretto per una vita esegue che si chiama le 50, si chiama L'allodole, le 50 poesie che mi hanno speso la... Non ce l'ho. Quello l'ho fatto apposta proprio per rispondere a una domanda come questa, cioè quali sono le poesie con cui uno si può accostare alla poesia? Però non è che fa, sì, i grandi capolavori tutti potrebbero valere, ma allora io ho fatto un'altra cosa, ho raccontato anche tanti aneddoti di incontri, di questioni. Il libro inizia proprio dicendo che non serve la poesia a niente. Non serve a niente, serve a quel niente però che è il tutto delle cose, che è il tutto che dà senso alle cose. E ho messo lì, raccontandole, commentandole, una cinquantina di poesie che sono quelle che a me hanno acceso la vita. Sono poeti contemporanei, poeti importanti del passato. Quindi rimanderei a quello per rispondere alla tua domanda, non tanto non esporto il libro, perché mi verrebbero da dire non tanto, sai, bisogna iniziare leggendo Rilke, no, bisogna iniziare leggendo Dante, no, bisogna iniziare leggendo Fosco. Cioè, bisogna seguire anche le preferenze, che sono un radar eccezionale che la natura ci ha dato, per cui può darsi che uno preferisca leggere Lorca all'inizio, un altro possa leggere Whitman, un altro la Dickinson, non c'è una propedeutica fissa della poesia, perché appunto sono voci che devono parlare. Allora, quando uno sente una voce, a volte gli piace più una, più un'altra, e devi approfondire quella corrispondenza lì, quella preferenza, che se è vera e se è profonda, aprirà sempre più a una costellazione sempre più ampia. Ma parti da un punto che ti colpisce, una poesia di un contemporaneo, e da lì, siccome se è un'arte, se è una poesia vera, porterà non so, tante cose dietro, anche perché i poeti fanno parte di un coro, no? Non c'è la voce singola, no? Ogni poeta ha dentro tante voci che lo precedono, quindi entrare dentro Caproni ti porta fino ai poeti della scuola siciliana, entrare dentro Luzi ti porta al non simbolismo. Cioè, ecco, questo io ho fatto così, io non mi sono dato un compito, cioè è meglio fare i poeti dalla la C per all'iniziare, o iniziare dai poeti romagnoli o dai poeti più vicini territorialmente. Ho iniziato seguendo le preferenze. Ecco, io su tuo consiglio ho letto diversi poeti, però non conoscendo bene tutte le lingue, li ho letti in traduzione. Secondo te la traduzione che cosa conserva e che cosa può conservare una traduzione? Sembra una continua, sto pubblicando un libro sulla traduzione, appunto, che si chiamerà La cosa delicata. La traduzione, io faccio dei corsi sulla traduzione ogni tanto, inizio sempre dicendo che in paradiso non ci saranno traduttori. E in paradiso finalmente, se mai ci sia o ci si arrivi, io arriverò, chiunque arriverà, non so se ci arrivo, ma chiunque arriverà e dirà ah, e tutti capiscono. Qui invece dobbiamo tradurre continuamente. Io dico mamma e in questo momento tutti stanno traducendo, mi ascoltano, stanno traducendo. Se in francese io traduco come ho fatto L'uomo e il mare di Baudelaire, è l'homme e la mer, il mare è femminile e assomiglia tremendamente alla parola madre. Quindi la traduzione non è solamente una traduzione di un significato da una lingua a un'altra. Dante, stare con uno che ci prendeva, diceva che non si può trasmutare una lingua in un'altra. E molti prendono questa sua frase come se Dante fosse contro le traduzioni, poi in realtà la commedia è piena di traduzioni. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo sempre tradurre.
cioè trasmutare lo fanno gli alchimisti, o semmai Dio, una natura di una lingua in un'altra. Noi dobbiamo sempre tradurre. E gli originali rimangono, le traduzioni cambiano, no? Si moltiplicano nel tempo, secondo le sensibilità, secondo le culture. Quindi non è che rimane o non rimane, la traduzione è l'unico modo che abbiamo per vivere. Non possiamo vivere. Allora uno può dire, è una sfiga, vorrei già essere in paradiso. Intanto io invito sempre a diffidare di quelli che pensano di essere già in paradiso, perché sono scemi o sono violenti. Non ci è dato che vivere di traduzione. Bisogna farlo bene, bisogna provare a farlo in modo più significativo. Per tornare a un tema, cioè prima uno dei miei maestri, che era Caproni, diceva che bisogna salvare il movimento dell'opera. Quindi non la somiglianza delle parole o dei ritmi, ma il movimento generale di un'opera. Cosa vuol dire salvare il movimento dei fiori del male o della stagione dell'inferno? Questo è un problema. Però, come in tutte le cose di questo mondo, non c'è un vademecum prima. Devi rischiare e provare. Devi provare a tradurre, e leggendo sai che vivrai questo rischio della traduzione. Poi, come in tutte le cose, ci sono traduzioni fatte bene e traduzioni fatte male. Sì, sì. Come anche la poesia è già una traduzione, in qualche modo. Certo, no? Il poeta traduce quello che è amore detto dentro, come diceva Dante, quindi è una traduzione, un'obbedienza, come diceva il mio amico Franco Loi, morto da poco, obba udire, cioè, il poeta obbedisce, cioè ascolta molto e traduce. Infatti quando faccio questi seminari sulla traduzione, è interessante, tra virgolette, è anche un po' sbalorditivo per questi ragazzi che li frequentano, quando chiedo loro che problemi avete voi quando traducete, e fare un elenco di problemi, ecco, sono gli stessi io quando scrivo la poesia, gli stessi identici. Perché il grande problema è a quel modo che dita dentro. Certo, infatti la traduzione è un'arte. È quel modo. Certo, la traduzione è un'arte, come nella vita c'è l'arte dell'amicizia, l'arte dell'amore, l'arte della pazienza. Bisogna stare al mondo artisticamente. Mi sembra molto, molto utile quest'ultima cosa che hai detto, molto... E poi è proprio così. Ascolta Davide, ti ho rubato abbastanza tempo, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Delle cose che hai detto, e niente, speriamo di vederci presto. Vediamo. Grazie. A voi, buon lavoro, a voi per il vostro teatro. Lascio la parola a Cristina, noi ci disattiviamo, un abbraccione. Ciao. Buonasera a tutti, e fatemi solo dire che da prof io sottoscrivo ogni sillaba detta sul nuovo modo che si potrebbe inserire nelle scuole per insegnare la letteratura, quello detto da Davide Rondoni. Leggerò sicuramente il libro che ancora non ho letto. E comincio così questa sera. Abbi pietà di me, signora. Sei la prima persona che incontro dopo aver sofferto molto e non conosco nessuno tra chi vive in questa città e in questa terra. E Odisseo a parlare, nudo e coperto di salsedine e di foglie, e si rivolge a una giovane ragazza bellissima che gli si staglia davanti. Non sa dove si trova, e questa giovane però lo colpisce subito con la sua presenza altera. Questa giovane Nausicaa, la figlia del re di questa nuova terra, giunta al fiume a lavare i panni su ispirazione di Atena, che l'ha visitata in sogno. Nausicaa, che è intimidita ma al contempo attratta da quest'uomo, lo rasserena subito e gli dice che è approdato nella terra di suo padre Alcino, re di un paese in cui l'ospite è sacro e non gli mancheranno né vestiti, né cura, né cibo. Con altrettanta eleganza chiede anche alle ancelle che erano con lei di non avere paura di quest'uomo, che chiede subito di potersi lavare in disparte in quell'acqua limpida e finalmente dolce dopo tanto mare, e dopo che si è cosparso d'olio, Atena lo vuole al massimo del suo fascino perché lo vuole bellissimo, segue le premurose indicazioni di Nausicaa. E a questo punto Odisseo arriva alla casa del re Alcino e della regina Arete, ma reso invisibile agli occhi di tutti gli abitanti da una prodigiosa nebbia. Odisseo attraversa senza essere visto questo piccolo paradiso, i cui abitanti non sono dei, ma si muovono come se lo fossero, e la nebbia che lo ha avvolto e che lo ha ascoltato a un certo punto svanisce come d'incanto nel momento in cui lui si inginocchia davanti alla regina per chiedere aiuto.
e la dolce e divina Arete lo accoglie e lo mette subito a suo agio. Gli offre vino, cibo e calore umano. Non le interessa sapere chi sia. E né lei né suo marito vogliono nulla in cambio. A dire il vero, Alcino sarebbe ben felice di avere un uomo come quello che ha davanti, come genero, e glielo propone apertamente. Ma, come dire, Nausicaa non cerca un marito qualunque e Odisseo soprattutto sta cercando ancora la sua Itaca. Nausicaa vuole la sua vita con un uomo come lui, ma Ulisse rivuole la sua vita, forse anche grazie a una donna come questa, però la loro storia d'amore comincia e finisce qui. Una volta giunto nella sala dei Feaci, il re Alcino gli chiede subito quale sia la sua terra, il suo popolo, la sua città, perché le sue navi, che sono guidate dalla forza della mente, possano riportarlo in patria. Oltre a questo, il re Alcino ha organizzato un banchetto in onore di questo straniero e a un certo punto si fa avanti Demodoco, è il nome di un Aedo, che, ispirato dalla musa, racconta davanti al pubblico della guerra di Troia e dei suoi protagonisti. Al solo sentire queste parole, Odisseo scoppia in un pianto catartico, liberatorio, e Omero dice come piange una donna mentre abbraccia il suo sposo che è caduto davanti alla città e ai suoi uomini per allontanare il giorno fatale dalla patria e dai figli. È un pianto che arriva da lontano, dal sottosuolo dei ricordi, e le parole di questo sconosciuto lo riportano davanti a se stesso. È passato tantissimo tempo, troppo, da quando Odisseo per la prima volta era diventato nessuno e solo ora ha la forza di tornare a essere qualcuno. E dice: sono Odisseo, figlio di Laerte. Sono conosciuto da tutti gli uomini per la mia astuzia. La mia fama arriva sino al cielo. La mia casa è a Itaca, piena di sole. Itaca si stende sul mare, bassa, ed è la più lontana, verso occidente. Invece le altre isole sono sposte verso oriente e verso il sole. È una terra aspra, ma generosa, nutrice di giovani. E io non credo esista niente di più dolce della propria terra. Calipso, divina tra le dee, mi voleva trattenere lontano nella sua concava grotta, nella speranza che io fossi suo marito. E anche Circe, la maga di Ea, mi tratteneva nella sua casa sperando che ne diventassi il marito. Ma entrambe non riuscirono a persuadere il mio cuore, perché non c'è nulla di più dolce della patria e dei genitori per chi si trova in una terra straniera, lontano dalla sua famiglia, anche se in una casa ricchissima. Ma ora ti racconterò, Alcino, del doloroso ritorno che Zeus mi inflisse sin dal momento in cui io partì da Troia. E così la vita di Ulisse ricomincia a palpitare. Se qualcuno mi chiedesse un'ipotetica e fantasiosa etimologia della parola poesia, io risponderei il pianto di Ulisse davanti a se stesso. Grazie e buonasera. Grazie Cristina, raccolgo io il testimone questa sera per chiudere, anche per ringraziare della speciale, della bellissima serata. Intrattengo, bisogna stare al mondo artisticamente, ha detto un po' mangiando le parole, forse per non esagerare, ma questa cosa qua io la sento come un regalo. E quindi ringrazio Davide, ringrazio Luca e Cristina e Giacomo di questa meravigliosa serata. Lancio io il prossimo appuntamento insieme a due avvisi importanti. Il prossimo appuntamento incontreremo Nives Meroi, una donna straordinaria italiana, la prima donna italiana a scalare tutti e 14 gli 8.000 del mondo, insieme al compagno della sua vita, suo marito. È una storia affascinante che ci aiuta a entrare in questo desiderio che abbiamo di andare in alto, che è irrefrenabile. A volte lo si fa addirittura fisicamente, con delle avventure straordinarie, come è capitato a Nives Meroi. Ma voglio cogliere l'occasione anche per darvi un po' un regalo, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale della poesia. Adesso fa ridere a dirla, però dopo quello che ha detto Giacomo all'inizio di questa serata, e per i 90 anni della nascita di Alda Merini, Desidera propone il suo Magnificat, il Magnificat di Alda Merini, che abbiamo realizzato
con Arianna Scommegna e Giulia Bertasi. Sarà visibile a 5 euro a partire dal sabato 20 marzo dalle 21 a un link che vi verrà mandato a tutti voi che siete affezionati del Desidera. Lo spettacolo rimarrà a disposizione per 2 mesi. Quindi il Magnificat di Alda Merini. Questo è il regalo per onorare la giornata mondiale della poesia. E poi è in libreria L'ultima fatica editoriale della nostra Cristina Dell'Acqua. Non ne parliamo mai, ma anche lei, oltre ad essere un'insegnante, è una scrittrice che si intitola Il nodo magico. Vi invito tutti ad acquistarlo. Quindi con questo vi saluto, vi do l'appuntamento a lunedì prossimo e buonasera a tutti.